Dunque io... Ariechice. Sempre noi e te. Sì. Stamattina mi sono affacciato a Villa Senni, no? Sì. A quell'area, come si chiama? PIP. PIP, piano insediamenti produttivi, o ancora meglio, area artigianale. Area artigianale. Dove doveva sorgere PIP? Dove doveva sorgere? Decenni. Perché ho sentito che adesso la Tecneco si trasferirà a Santa Palomba. Eh sì, pare proprio di sì. Ma io non riesco a capire questa storia. Cioè, sotto il punto di vista dei costi. Questa è l'ennesima storia che sarà difficile capire. Sì, sì, ma... A meno che non succeda in cataclisma, ma io lo escludo, perché le scimmie sacre che siedono in consiglio comunale, sai chi sono le scimmie sacre, no? Beh, cioè, quello che non è. Grazie, Graziella. Non si sono neanche in questo caso hanno avuto il piacere e il dispiacere di dire mezza parola, quindi tutto appeso così all'interpretazione. Sì, ma l'interesse del. Allora, i lavoratori ci rimettono perché. Abbiamo già parlato questa cosa. Perché sono a quarantina, partono da Grotta Ferrata. I lavoratori, ancorché. Saranno penalizzati anche economicamente certo. Per l'usura delle vetture, però non possono, ai noi, per carità. Purtroppo porre questa cosa come prioritaria rispetto a quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo però, come tu ben sai, penso, perché insomma, ormai ne abbiamo parlato, anche quando parlammo della questione dell'affido alla società investigativa che doveva scovare i famosi abusivi che lasciano i sacchetti per strada. Abbiamo fatto tutto un bel escurso di soldi, di presunto materiale, niente, non è successo nulla, siamo andati avanti, tante chiacchiere, tante anche, come dire, cose praticamente anche contraddittorie da loro. Io l'ho ricordato in un comunicato stampa che ho visto che tu hai pubblicato l'altro giorno, dove il sindaco diceva che la società Tecneco, che lui da ultimo il 17 ottobre aveva intimato con un'ordinanza di lasciare questa benedetta area artigianale, stava trovando, aveva fatto anche un preliminare d'acquisto, aveva fatto tutta una serie di cose, praticamente. Stamattina, da quello che ci risulta, gli operai della Tecneco, dopo che già da diversi giorni si ventilava questa ipotesi, hanno trovato affisso in bacheca uno scherno avviso dicendo da lunedì il servizio inizia da Santa Palomba e non più da via di Villa Senni. Questa è la chiusura del discorso. Stamattina il sindaco è andato anche lì, poi vediamo quello che sembra abbia detto, non abbia detto, non lo so. E praticamente il discorso adesso è che da lunedì il servizio inizierà da Santa Palomba e non più da via di Villa Senni. Ora, senza fare allarmismi o creare chissà quale, diciamo, situazione di pericolosità sociale, noi ci eravamo semplicemente limitati a dire che intanto tutto l'iter è comunque quantomeno anomalo e pieno di buchi neri, come tipico di questa amministrazione. E quindi non capiamo bene chi ci urla nel manico, perché a me mi dà tanto la sensazione un po' del gatto e la volpe, ossia il gestore da un lato, il sindaco dall'altro, che si stanno rimpallando reciprocamente. Che carabiniere buono e che carabiniere cattivo. Non dico come i ladri di Pisa, ma dico che comunque non si capisce la responsabilità in capo a chi. Io ho fatto un'analisi, come sempre, delle cose che sono accadute, per quello che c'è possibile sapere, sempre, perché ovviamente non è semplice andare a scovare dentro le reticenze di questa amministrazione che nasconde tutto e cerca in tutti i modi di non far sapere le cose. Qui la cosa chiara è che l'amministrazione, sotto il commissario straordinario, ecco il commissario straordinario che fa delle cose che non succedono durante le amministrazioni con la politica, anche perché la politica sia tanto attaccata, vituperata, contestata, odiata, sputacchiata, però il commissario prefettizio il 6 di giugno del 2017, poco prima che Andreotti diventasse sindaco, fa una bella determina, non il commissario di uffici, ma il commissario chiaramente era sindaco, giunta e consiglio comunale insieme, l'ufficio tecnico fa una bella determina e approva una variante del servizio complessivo del capitolato speciale d'appalto, dicendo che è una variante di spesa senza aumento della spesa, un gioco di parole, anche questo l'abbiamo già detto, e dentro questa variante ci sta il biscottino, secondo me, e cioè che autorizzano, modificando il capitolato speciale d'appalto, la società a individuare un'area non più fuori, non più obbligatoriamente nel perimetro comunale, bensì fuori, salvo che non ne risenta l'efficacia e l'efficienza del servizio, che è la supercazzola classica, nel senso di dire se le cose vanno bene, ok, se vanno male non lo so che succede, ciccia, non ciccia. So. Sì, però io quello che capisco è l'azienda, no? A mattina
l'azienda, i mezzi partivano da un chilometro e mezzo da Grotta Ferrata. Vediamo poi, adesso partono a Santa Palomba. Poco fa il... A sera rientrano a Santa Palomba. È uscito un comunicato del presidente. Il quale dice che è una soluzione perfetta. Ah, gli la sta prima bene. Domanda che a me sorge è questa: se la soluzione è perfetta, perché ne avevi da prima? Sono 5 anni che tu. Anzi, 5 anni no, perché prima non aveva il cantiere di Cassel Gandolfo. Ma da oltre 2 anni, anzi forse quasi 3, la società che gestisce Grotta Ferrata Tecnico ha anche un cantiere a Cassel Gandolfo. Allora, se era così perfetta questa soluzione, perché non sono 3 anni che non hai sgomberato il sito di via di Villasenni? Perché se è perfetta, allora sono già 3 anni che potevi stare là. Quindi vedi che ci sono delle cose che non tornano. Però ripeto, torniamo un attimo al discorso del giugno 2017, quando l'infausta determina 350 di quella data, autorizza la Tecneco a poter trovare un fuori sito piazza. In 2 anni e rotti non si è trovata questa benedetta area, e oggi il presidente sempre della Tecneco dice che non è stato possibile trovare un'area sul Grotta Ferrata. Sono 5 anni che la doveva trovare quest'area, dal 2014, non è da ieri. In 5 anni non è stato possibile trovare l'area. Abbiamo ricordato con una precedente intervista che ti dicevo prima sulla questione delle indagini assegnate per scovare gli abusivi, che sono successe diverse cose. Il problema di fondo è che secondo me non si può gestire un problema del genere con una sufficienza tale, dicendo, come sembra abbia detto stamattina il signor sindaco, che comunque sia lui è consapevole che questo spostamento, anche agli occhi di uno stolto e di un incompetente, è un problema non indifferente, perché poi non è che stiamo parlando dell'area desertica dove tu ti sposti di 20 km e non cambia niente e trovi solo deserto. Tu ti sposti su un'area come Santa Palomba, che è sull'Ardeatina, che la mattina dopo le 8 c'è il passaggio al livello del treno, lì non cammini più. Allora adesso il discorso da fare è, ok, gli operai saranno costretti, loro malgrado, torto collo, a recarsi presso la sede lavorativa. Anche questo ha sottolineato Andreotti, e il lavoratore segue il lavoro, non è che è il lavoro che segue il lavoratore. Io ho scritto grazie al piffero, per non dire altro, ma il problema è, una volta che gli operai partono da lì alle 5 del mattino e vengono su con i mezzi, perché questa sembra essere la soluzione, anche perché non si ha notizia se si sono trovate magari delle soluzioni intermedie, insomma, magari lasciare i mezzi o una parte di mezzi da qualche parte, è tutto campato in aria, un misero avviso, da lunedì vi spostate da qua a là. Gliel'hanno detto oggi che è venerdì. Però il presidente ha detto che la soluzione è ottimale, è perfetta. Ora dico, quando verranno su con i mezzi, inizieranno a lavorare. Intanto una domanda, ad esempio la spacciatrice, quella va al massimo a una certa, non so se a 20, 30, 40 km. Parte da Santa Palomba, ancora lì, a mezzogiorno. Anna e 20 a tornare. Ma poi quella fa il servizio domani. Ma poi c'è un altro problema. Ci sono le cosiddette centraline, come le chiamano loro, che sono le aree di trasferenza che devono essere messe a disposizione del servizio. Queste aree di trasferenza che stanno sul territorio, che devono essere individuate prima e localizzate e autorizzate dal comune, praticamente non si capisce bene se ci saranno, dove ci saranno, dove andranno a finire. Ma ripeto, il mezzo viene su, lavora, quando il turno che dura 6 ore, perché 5, 11 deve essere concluso, non è che la maestranza dell'operaio se ne va alle 11 meno un minuto, come magari poteva fare qua, ma se ne andrà un'ora prima, come minimo, perché deve rientrare in tempo utile, a meno che la società non è disposta a pagare ogni giorno una serie di straordinari, ma io so che sono 12 ore oppure, al mese. Oppure in camion che carica le cose. No, ma non puoi, tu non è che ti puoi mettere strada, ti fermi su un lato della strada e carichi l'immondizia e la trasferisci. Cioè, questa è una cosa che va approvata, va studiata, va presentata con un progetto. Cioè, noi in 48 ore spostiamo un'attività del genere dicendo che è perfetta e tutto va bene, madama la Marchesa, ma non va bene nulla. Ripeto, prima di tutto il disagio per i dipendenti, però purtroppo la legge sed lex. Ma tutto il resto ne vogliamo parlare, e qui non ne parla nessuno, non gliene frega un tubo a nessuno, 16 consiglieri silenti, tutti zitti, tutti appecorinati, ma io dico, ma ci avete un briciolo di... telefonerà qualcuno, che ne so, che cosa sta accadendo, cioè non dice nulla, niente, nessuno. Silenzio, adesso vediamo quali potrebbero essere i risvolti.